L'esoscheletro passivo Pexo Shoulder di Ottobock serve a supportare l'operatore in tutte quelle operazioni fatte con i gomiti all'altezza delle spalle o con le braccia sopra la testa. A quanto ammonta questo supporto ed è questo supporto misurabile? Siamo qui oggi da LVT3 per scoprirlo. Ci troviamo qui oggi presso i nostri laboratori di LVT3 per testare la differenza dal punto di vista delle performance umane tra l'utilizzo di un esoscheletro e invece il task normale di lavoro. Nello specifico abbiamo provato ad avvitare con una posizione elevata delle braccia alcune viti attraverso un avvitatore di un certo peso e abbiamo testato sia attraverso un sistema di motion capture sia attraverso il nostro sistema di acquisizione di dati fisiologici la differenza di affaticamento tra l'utilizzo o meno dell'esoscheletro. Abbiamo notato subito, già dalle prime battute, la differenza abbastanza marcata tra l'utilizzo dell'esoscheletro, in quanto dal punto di vista, per esempio, muscolare, l'affaticamento di deltoi e dorsali è stato minore con l'utilizzo dell'esoscheletro. Inoltre, con il nostro sistema di motion capture abbiamo potuto unire sia il tipo di movimento fatto con l'esoscheletro e il tipo di movimento fatto senza. Quindi abbiamo misurato la cinematica e la dinamica dei movimenti del corpo. All'inizio non mi sono trovata molto a mio agio, poi dopo una corretta regolazione sulla posizione e sulla mia corporatura i movimenti sono diventati più agili. Senza esoscheletro alla quinta, sesta vite la spalla già mi faceva parecchio male. Con l'esoscheletro le ho avvitate tutte 15-16 senza sentire fastidio, senza sentire fatica. L'esoscheletro di Ottobock è altamente personalizzabile sia per l'operatore sia per l'applicazione. Per l'operatore sono presenti diversi bretelle, regolazioni, ma quello che ne fa da padrone è questa barra filettata con snodo sferico che permette la totale libertà dell'operatore sul movimento e non sentirsi vincolato dall'oggetto in sé. Per la parte di applicazione, ogni singolo lato dello scheletro può essere regolato indipendentemente per far sì che a parità di braccio ci sia una forza diversa. In questo caso sul braccio sinistro poca forza essendo il braccio libero, braccio destro due tiranti con regolazione forza massima perché è presente il carico da manipolare. L'esoscheletro è possibile integrarlo con gli altri dispositivi di Ottobock, in questo caso il Pexo Neck, il supporto per la cervicale.